ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa, su Pomeriggio 5, è uscita una notizia che Marco Iconites, mentre passeggiava con il suo cane sotto casa, dei ragazzi lo hanno aggredito. Praticamente gli hanno dato un pugno in faccia solo perché è gay. Guardate. Ciao ragazzi, allora ho pensato molto se pubblicare questo video, se fare questo video o meno. Ma poi ho detto, meglio far sapere alle persone quello che succede in giro, visto che posso comunicare, visto che ho in mano un potere di comunicazione che magari non molti hanno, e posso dire le cose come stanno e magari allacciarmi anche sulla tematica del bullismo. Io ieri sera sono uscito con il mio cane, a fare una passeggiata, e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io la sigaretta non ce l'avevo e quindi ho detto che appunto di no. Uno di loro tre mi ha urlato, frocio. Io ho risposto, perché io non ho timore, non ho paura, io sono felicissimo di essere chi sono e tuttora dove sono arrivato. E uno si è girato e mi ha tirato un pugno. E io lì sono rimasto un attimo sotto shock, loro sono scappati. E sono salito a casa, ho chiamato mia mamma, poi vabbè, mi sono messo anche a dormire e oggi mi sono svegliato con un po' più di... con la mente, a mente fresca, e ho detto, io ora voglio dire queste cose, assolutamente. Questo è bullismo puro e nasce da quando sei più piccoli. Che cos'è il bullismo? Perché sei bullizzato? A volte perché hai gli occhiali, hai l'apparecchio, hai le chili di troppo, sei gay o sei lesbica. Cerchiamo tutti quanti la libertà e poi ci sono questi pregiudizi inutili. Ma voi sapete che vergogna si prova ad essere bullizzati? Sapete che le persone bullizzate pensano di avere qualcosa di sbagliato solo perché qualcuno li insulta? A voi sembra una cosa corretta, visto che siamo tutti alla ricerca della libertà e poi voi non la date ad alcune persone solo perché magari sono diverse? Magari anche migliori di altri, perché se una persona è creativa non vuol dire che quella persona è gay, vuol dire che farà anche più successo di molte altre persone, ok? Scusate se sono stato un po' prolisso, tutto ciò per dire che nella vita è meglio dare una mano a qualcuno, difendere qualcuno o essere amico di qualcuno, spendere una parola bella per qualcuno piuttosto che un insulto o un pugno in faccia. Ma in trasmissione è stato sbugiardato da qualcuno, perché c'era qualcuno che diceva che si è inventata tutta la storia e l'occhio nero se l'è fatto battendosi un surgelato in faccia. E dopo che in studio si è scoperta la verità, Barbara D'Urso si è arrabbiata davvero tanto e ha lanciato questo messaggio in diretta televisiva su Pomeriggio 5 per Marco Iconites. Guardate ragazzi. Continuo a essere una persona, diciamo, generosa. E se per caso Iconites, se avesse inventato un'aggressione omofoba, dovrebbe solo e unicamente vergognarsi. E con questo il signor Marco Iconites con noi a tutto per sempre. Prego. E vengono picchiati veramente. Bravo. Capito? Discriminati perché omosessuali. Se è vero, come ti sei permesso? Come ti sei permesso di prendere in giro tutti? Di prendere in giro anche quelli che il cazzotto ce l'hanno davvero? Se è così. Brava Barbara. Lui, ragazzi, è sparito. Per un bel po' di giorni non ha postato nulla sui suoi social, neanche una storia. Ma oggi, 12 ottobre, Marco Iconites ha chiesto scusa postando delle storie. Guardate. Mi dispiace dover parlare solo ora, speravo di non doverlo fare. Ieri sono state dette delle cose molto brutte e a parer mio, in televisione, questa non è televisione, ragazzi. E questa non è televisione, è davvero uno schifo. E hanno ricreato quel filmino tremendo, orribile, che mi fa accapponare la pelle. E mi dispiace dover parlare solo ora, speravo di non doverlo fare. Ieri sono state dette delle cose molto brutte e a parer mio, in televisione, questa non è televisione, ragazzi. E
questa non è televisione, è davvero uno schifo. E hanno ricreato quel filmino tremendo, orribile, che mi fa accapponare la pelle e mi si è creato attorno... Predicano tanto il cercare di difendere le persone che vengono bullizzate, di fermare il bullismo, il cyberbullismo, ma con questa storia ne hanno creato ancora di più attorno a me. E in questo momento io non sto bene, non sto bene perché sto subendo tanto dolore, tanto male, che le persone neanche riescono a capire quello che io sto parlando. La cosa che mi ha dato, che mi ha fatto molto male, è stato anche essere venduto da parte di un'amica, perché sono stato venduto, ha venduto su uno dei suoi migliori amici in televisione in cambio di, non lo so, due speech, qualche visibilità. Io un segreto non riuscirei mai a raccontarlo, tantomeno in diretta nazionale, e sfido chiunque di voi a fare una merdata del genere a un amico. Io mi vergognerei. E parlare poi di cose mie passate, sputtanandomi, perché la violenza che io ho subito, la violenza che ho subito sul mio corpo, non l'ha provata lei, non l'ha provata nessuno, solo io posso sapere come sono stato. E non voglio neanche giustificarmi in realtà, perché è la mia vita, è privata, e non voglio che diventi un circo come lo sta diventando. Tutto qua. Per concludere, poi vorrei dirvi che oltre alla violenza fisica, io ora sto avendo anche la violenza psicologica, quindi se siete anche voi degli esseri umani, basta. Abbiate un po' di cuore, abbiate un po' di pietà nei miei confronti, perché non sto bene e... voglio mettere una pietra sopra tutto questo. Non so neanche cosa dovrò fare adesso, ma sicuramente è davvero tutto un grande schifo. Non so che dire. Ci tenevo anche a chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso, e con queste storie non voglio fare pietà a nessuno, ma solamente raccontarvi o coinvolgervi in quello che io ora sto passando, e spero di tornare presto col sorriso, e spero che questa storia, questa messa in scena, questa ridicola, questo ridicolo teatrino che hanno tirato su, non copra tutto quello che ho fatto io in passato, le battaglie per cui mi sono battuto, la mia creatività, la mia arte, perché oltre a queste cose, dicevo, perché oltre a queste cose che non mi appartengono, ho capito quanto fa schifo questo circuito, tutti sono falsi, tutti sono schifosi, tutti sono pronti a pugnalarsi alle spalle. Spero chi davvero mi conosce che possa non dimenticare quello che io realmente ho da dare, da offrire, e infatti spero di tornare con un mio bel video e dei bei contenuti, che è quello che io so fare al meglio. E ti abbraccio. Ragazzi, non si scherza sulle aggressioni e soprattutto non si strumentalizza la propria sessualità per fare dei numeri. In questo caso Marco ha fatto più di 2 milioni di visualizzazioni. Poi ragazzi, ci sarebbe Marco su Instagram, imarchino, che dice che ci sarebbe una seconda bugia che ha detto Marco Iconites. Guardate. No ragazzi, io non resisto, io ho un'altra bugia di Marco Iconize, quindi adesso faccio mente locale e vi racconto tutto. E lo voglio fare prima
che lo faccia Davide Maggio sul suo blog, perché lo sanno tutti quelli che mi conoscono che a me Davide Maggio mi sta sul cazzo. Ma proprio sul cazzo mi sta Davide Maggio. Allora, facciamo un piccolo passo indietro perché questo è importante. Siamo nel momento in cui Marco ha dato la falsa notizia, l'hanno invitato ovunque e ha ricevuto tutta la solidarietà che poteva prendere. Quindi ha collaudato un sistema, ha un format in mano. E cosa fa con questo format? Lo propone alla sua amica trans, una certa Federica Bazzacco. E infatti il 4 giugno esce questo articolo. Quindi ragazzi, è un format ben preciso che ha architettato Iconize. Sono in un luogo pubblico e qualcuno a gratis mi insulta e mi picchia. Ed è esattamente quello che dovrebbe, secondo me, aver proposto la sua amica Federica Bazzacco, perché io qua ho una whatsappata dove la Federica Bazzacco chiede disperatamente la possibilità di poter fare il provino del Grande Fratello. Quindi è una persona che ha voglia e bisogno di visibilità. Secondo voi sarà quindi vera o finta questa aggressione a questa amica trans che è avvenuta dopo la finta aggressione che hanno fatto ad Iconize in Porta Romana, che voglio specificare, Porta Romana non è una violenta. Beh ragazzi, sarà vero, sarà falso, chi lo sa, non si sa. Marco Iconize ha sbagliato, ragazzi, ma ciò non vuol dire che voi avete il diritto di mandare dei messaggi di violenza a questo ragazzo. Basta, Iconize ha sbagliato, ragazzi, si è pentito di quello che ha fatto, infatti ha chiesto scusa. Non mandate messaggi dove lo insultate e gli dite parolacce per farlo star male, altrimenti ragazzi diventerete peggio di lui. Perché bullizzare un ragazzo che ha sbagliato, ok, ma perché bullizzarlo e mandargli dei messaggi con parolacce e farlo sentire male? Ragazzi, così diventate cattivi, la cattiveria facciamola fare agli altri, altrimenti diventate cattivi anche voi. Ok ragazzi? Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, sapete quello che dovete fare. E noi ragazzi ci vediamo giovedì con un altro nuovo video. Ciao ragazzi, alla prossima!